in collaborazione con Amici sportivi, ben ritrovati in Zona Mista News. Ospite di questo numero Guido Di Deo, centrocampista oggi in eccellenza con la Battipagliese, in passato più volte protagonista di importanti stagioni con la maglia della Salernitana, soprattutto prodotto di un vivaio della Salernitana, un vivaio florido, perché erano quelli gli anni della gestione Coscia durante i quali la Salernitana riusciva sempre a sfornare giocatori di grande interesse, no Guido? Eh sì, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sì, è stato il periodo forse in cui la Salernitana ha avuto uno dei settori giovanili più importanti e dove molte volte andavamo in giro per l'Italia a portare in alto la maglia granata. Ancora vivo, no? Il ricordo di una semifinale del campionato italiano, se mi sbaglio, di Coppa Italia, persa a Misano Adriatico, sì, contro il Milan, partita molto contestata, quella era la Salernitana di Nicola Provenza. Esatto, non solo quello, ma anche, se non sbaglio, i quarti di finale al torneo di Viareggio, dove perdemmo al Golden Goal, sono stati purtroppo anni... È vero, sembra ieri, anni, ma sono passati... Anni passati, ma molto... Un bel po' di anni, eri un ragazzino. Sono sempre dei ricordi bellissimi. Senti, ovvio che tu continui a seguire la Salernitana con grande attenzione, con grande interesse. Ti aspettavi, ecco, questa grande ripresa della Salernitana dopo un avvio di stagione abbastanza così timoroso e anche abbastanza discontinuo, soprattutto nel rendimento, non tanto nei risultati, perché sotto questo aspetto la squadra di Bollini ha sempre avuto una certa continuità. Intanto possiamo vedere anche le immagini dell'ultima gara casalinga vinta dalla Salernitana contro l'Empoli. Guido. Ma guarda, penso che quest'anno, forse rispetto agli ultimi anni, la squadra fosse partita con un ambiente forse un po' scettico nei confronti della squadra, e forse questo tra virgolette è anche giovato, però io ero molto, come dire, fiducioso, perché eri fiducioso? Cioè, perché cosa basavi la tua... Io ti dico la verità, secondo me è composta da tutti i giocatori che hanno molta voglia di far bene, è un allenatore che sta dimostrando di essere molto molto competente. E come dicevi anche tu, dal punto di vista dei risultati non si può dire che la Salernitana sia partita male, perché forse se non sbaglio insieme al Palermo, esatto, sì. Insieme al Palermo è l'unica squadra che ha perso una sola volta in campionato, e quindi la dice lunga sui valori. E a rafforzare il concetto che tu prima esponevi, ovvero quello della solidità del gruppo, c'è anche questa capacità dimostrata, no, dalla squadra di saper rimontare in diverse occasioni, anche dal doppio svantaggio, è capitato in diverse occasioni contro il Parma, contro l'Avellino, poi addirittura partita ribaltata, contro l'Empoli era sotto di un gol, contro il Pescara di due, cioè è una squadra che non si dà mai per vinta, insomma. E questo sicuramente è un dato importante, perché certo, comunque molte volte capita anche nell'arco di una stagione che ci sono dei momenti in cui non ti va neanche bene, vai sotto durante una partita, e avere quella forza mentale, quel carattere di sovvertire il risultato, sicuramente è un aspetto importantissimo per una squadra. È una qualità importante. Bisognerà sicuramente far fronte alle difficoltà in occasione del prossimo match casalingo, quello che sabato metterà la Salernitana di fronte al Bari, vista e considerata l'emergenza formazione che accompagnerà Bollini in questi ultimi allenamenti che precedono proprio la sfida di sabato alla Ricchi. Vediamo questo servizio e poi ne discutiamo con Guido Di Deo.
per caratteristiche fisiche e tecniche, ma anche perché dal mercato non è mai arrivata un'alternativa convincente, Gigi Vitale è una sorta di intoccabile. Il mancino stabiese è un vero e proprio insostituibile perché in rosa la Tritana da 2 anni a questa parte non ha mai avuto una pedina in grado di surrogarlo, ed infatti ogni qualvolta Vitale è stato assente, anche solo per squalifica, la sua sostituzione è stata un grattacapo di non poco conto per Bollini. Ancor di più ora, come ora, Vitale è una pedina fondamentale perché ha rivelato una insospettata capacità di adattarsi anche al ruolo di centrale sinistro. Il paradosso è che la Salernitana ha trovato in casa un centrale mancino dopo che non era mai riuscita a reperire sul mercato un elemento con queste caratteristiche. Ecco perché, alla luce di tutto ciò, la presenza in campo di Vitale con il Bari diventa indispensabile, e per questo i suoi problemi muscolari hanno fatto scattare il campanello d'allarme. Scongiurato il pericolo di un guaio serio, Vitale sarà tenuto sotto stretta osservazione in questi giorni di vigilia. Stamattina il terzino esternano ha lavorato a parte e, a quanto pare, le sensazioni sono state positive. Sabato dunque Vitale dovrebbe essere in campo e completare la difesa a 3 che avrà in Mantovani il perno centrale ed in Pucino il centrale destro. Ai lati dei tre agiranno Gatto ed Alex, in vantaggio su Chine e Zito per il ruolo di esterni a tutta fascia. Viaggiano verso la conferma Ricci, Minale, Signorelli in mediana e Bocalon e Rossi in avanti. Con il Bari, che alle Richi si schiererà con il 3-4-3, sarà una sfida da grande per la Salernitana che, dopo aver sfiorato l'impresa con il Frosinone ed aver rimontato e ribaltato l'Empoli, si è issata in piena zona playoff, appaiando il Bari a quota 19. Le due squadre si trovano a 2 punti dalla vetta occupata dal Palermo e proveranno a fare un ulteriore scatto in avanti. Il confronto diretto di sabato sarebbe stato ancora più bello ed intrigante qualora Bollini avesse potuto disporre di qualche pedina in più. Tuttavia anche nel Bari ci sarà qualche defezione e soprattutto la Salernitana finora è stata capace di esaltarsi proprio nelle difficoltà, e sabato metterà in campo spirito di sacrificio e carattere per allungare la sua serie utile e per legittimare la voglia di sognare che accomuna squadra e tifosi. Il Bari non nasconde le sue ambizioni, la Salernitana sta scoprendo di partita in partita le sue potenzialità e sabato sarà attesa da un altro esame. Nonostante le assenze, Bollini e il suo gruppo proveranno a stupire ancora e potranno contare sul sostegno del proprio pubblico, che di sicuro ne sta apprezzando l'impegno e la voglia di lottare e sacrificarsi. Novembre sarà un mese duro ed intenso e bisognerà stringere i denti, ma la Salernitana ha già dato prova di saper fronteggiare difficoltà ed imprevisti, ed è proprio questo che nonostante tutto fa ben sperare. Questa mattina, in occasione della commemorazione dei defunti, una delegazione granata ha fatto visita al cimitero di Salerno. Sì, credo siano momenti che uniscono un po' tutti, nel senso perché per tragedie come questa non c'è squadra, non c'è bandiera, nel senso siamo sia tutti uniti per commemorare, insomma, 4 giovani, 4 ragazzi che amavano il calcio prima di tutto, quindi come hanno detto i ragazzi, per noi è un onore essere qui a ricordarli. Beh, anche se passano tanti anni e c'è questo cambio generazionale, è sempre vivo nei ricordi dei tifosi che poi raccontano quello che è stata una pagina tragica per la nostra città e per la nostra squadra. Ricordano sempre quello che questi ragazzi hanno lasciato su quel terribile treno di 18 anni fa. È un qualcosa che si tramanda, insomma, come la fede si tramandano anche questi tristi episodi, anche se si continuano comunque ad avere problemi e di questo tipo e di altro tipo che comunque continuano un pochettino a tormentare quello che può essere lo sport, il calcio, ma anche altri sport. Quindi mi auguro che si possano fare sempre cose migliori per poter far sì che restino soltanto feste come quella appunto di sabato che andremo a vivere insieme ai tifosi del Bari. Commemorazione, lo ricordiamo, organizzata dalla Salerno Club 2010, momento giusto di ricordo e di commozione nel ricordo appunto dei 4 giovani tifosi salernitana scomparsi in quella maledetta, quel maledetto vagone di ritorno da Piacenza. Senti Guido, come si affronta una partita contro un avversario forte in completa, totale emergenza difesa, così come è costretto a far fronte Bollini? Cioè, paradossalmente, da calciatore, queste difficoltà aumentano anche probabilmente lo spirito di gruppo, l'orgoglio della squadra? Ma quello sicuramente, penso che ce n'è stata testimonianza nel corso della partita scorsa contro l'Empoli, quindi penso che in quel momento lì gli è scattata una molla che
poi ha fatto fare una grande partita, però a parte questo penso che ecco, però c'è un po' di differenza tra quella che è un'emergenza e dunque una correzione in corso d'opera, come è capitato contro l'Empoli. Un altro invece è preparare proprio una partita già sapendo dall'inizio di dover far fronte a queste assenze anche pesanti, perché insomma non capita tutti i giorni dover fare a meno di tutto il pacchetto difensivo centrale. Sicuramente, come hai detto tu, è un'emergenza un po' molto molto particolare, però io penso che sia meglio essere pronti prepararsi dall'inizio della settimana e non averle, che comunque effettivamente sabato nel corso di 10 minuti si sono fatti male due difensori centrali, sicuramente non è una cosa di poco conto, però la squadra ha saputo reagire e ha reagito alla grande, quindi ha reagito benissimo, perché ha dimostrato, ecco, proprio in quella circostanza grande capacità di reazione, grande orgoglio, ma anche indubbia conoscenza tattica, no? Perché non è facile. Sì, grossa adattabilità anche da parte dei calciatori, perché sia Pucino che Vitale, che sono degli esterni, anzi esterni, molto di spinta. Si sono adoperati molto molto bene contro comunque una squadra importante di questo campionato, con giocatori importanti soprattutto lì davanti. Assolutamente sì. Per far fronte a questa emergenza e questa oggettiva difficoltà del pacchetto arretrato, Bollini, così come già successo contro l'Empoli nel secondo tempo, collocherà ancora una volta Minala davanti alla difesa. È una garanzia, no, questo per i difensori anche centrali della Salernitana? Ma sì, io penso di sì, anche perché avendo anche, se la linea difensiva sarà composta, come dicevamo, da Pucino, Mantovani è vitale sicuramente avere un filtro anche muscolare, possente fisicamente, sicuramente è importante per i difensori, anche per azioni anche aeree, sicuramente Minale in quello. Ecco, dal punto di vista tecnico-tattico, cosa ti intriga e ti incuriosisce più di questa squadra? La capacità di saper cambiare pelle, l'indubbia capacità, non so, degli esterni offensivi di puntare con decisione al gol, sprocati, insomma, è qualcosa in più di una piacevole scoperta in questa stagione. Ma io ti dico la verità, è una squadra che c'ha, tra virgolette, ha molti giocatori che hanno il cambio di passo, hanno gamba, e penso che in questo campionato sia molto importante, perché basta pensare, come dicevi, Sprocati, Gatto, Alex, che mi dicevi che ti ha particolarmente colpito, è subentrato sabato e ha fatto secondo me un'ottima partita. Ha tanti giocatori che hanno un grosso spunto dal punto di vista fisico, e secondo me in questo campionato è molto importante. Bene, ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, alcuni comunicati commerciali, subito dopo ci addentreremo ancora di più nelle tematiche che insomma accompagnano la sfida di sabato, la sfida alla Reiki tra Salernitana e Bari, e avremo anche direttamente da Bari le ultimissime a proposito della formazione allenata da Grosso. Bene, di nuovo in studio. Tra poco dovremo avere in collegamento Paolo Ruscitto di Radio Selene per avere proprio gli ultimi aggiornamenti da Bari, perché anche il Bari insomma lamenta qualche defezione, insomma se Atene piange, Sparta di certo non ride, e questo è quello che giunge da Bari, dove c'è però intanto grande fermento, insomma saranno tantissimi, così come da tradizione, i tifosi baresi che scorteranno la squadra di Grosso sabato alla Reiki, non meno di 2000 presenze, l'intero settore curva ospiti destinato alla tifoseria barese, ma ci saranno tanti tifosi del Bari anche presenti negli altri settori, in tribuna e distinti, insomma è una trasferta questa che insomma da sempre accompagna un po' le vicende non soltanto tecniche, agonistiche dei due team. Abbiamo in collegamento a Paolo Ruscitto, che intanto saluto e ringrazio per aver accolto il nostro invito. Buonasera Paolo.
Buonasera Marcello, buonasera anche a tutti i tuoi ospiti e telespettatori. Buonasera, allora dicevo, se Atene piange, mi riferisco alle vicende di Casa Granata, costretta Salernitana a lamentare diverse defezioni, peraltro tutte concentrate o quasi nel reparto difensivo, senza però insomma tralasciare l'importanza delle assenze anche di Sprocati e Rodriguez in prima linea, non mi pare che Sparta, Bari, insomma, se la passi meglio. Non direi, Marcello, il Bari si presenta all'appuntamento quasi a ranghi completi, a parte le defezioni di probabili di Bascia e Delia che anche oggi hanno svolto lavoro differenziato, ma come ho spiegato anche negli ultimi giorni il Bari ha recuperato un giocatore importante soprattutto per la retroguardia che è Luca Marrone, che torna quindi nel terzetto della difesa ed è un tassello molto importante per gli equilibri della retroguardia del Bari, ma più in generale per gli equilibri di tutta la squadra, perché come saprete è un playmaker aggiunto, no? Insomma, la corte di Grosso. Assolutamente sì. Grosso punta moltissimo sul gioco che parta dalle retrovie, sia con Luca Marrone, delle volte anche con Norbert Chiomber, e lo ha fatto anche oggi Grosso, durante l'allenamento della mattina ha spronato la sua squadra lavorando molto sull'impostazione della manovra sin dalle retrovie, chiedendo molto possesso palla alla squadra, ma soprattutto molto movimento senza la palla. Vuole spronare la squadra perché il Bari quest'anno fuori casa ha combinato un disastro su 5 uscite, 4 sconfitte, un solo pareggio, un solo punto sui 19 conquistati dalla squadra in queste prime 12 uscite di campionato, per quanto concerne chiaramente. Ecco perché Paolo, tutta questa differenza di rendimento tra la versione casalinga al San Nicola e la versione esterna del Bari? Sean Sogliano ha provato a dare una risposta al tuo interrogativo, ha detto non è una questione di personalità ma probabilmente potrebbe essere una questione di responsabilità, nel senso che quando la squadra gioca al San Nicola davanti a oltre 15.000 spettatori avverte maggiore responsabilità nei confronti del pubblico, una responsabilità che forse viene leggermente meno quando il Bari gioca fuori casa, anche se non va dimenticato come i numeri dei tifosi al seguito della squadra biancorossa in giro per l'Italia siano altissimi, anche sabato ce ne saranno quasi 2.000 alla Rechi, quindi secondo me non è nemmeno un discorso di responsabilità, io credo che sia un discorso di approccio e anche di errori individuali che purtroppo hanno caratterizzato in negativo il cammino del Bari fino a questo momento fuori casa. Assolutamente sì. Come viene vissuta la vigilia del match della Rechi e soprattutto che considerazione ha in questo momento il Bari, in particolare il tecnico Grosso, dell'avversario di turno della Salernitana, se tutte queste assenze, peraltro concentrate nel pacchetto arretrato, in qualche modo hanno insomma un po' abbassato la soglia d'attenzione della squadra pugliese? Parto dalla tua ultima considerazione, credo assolutamente di no. Proprio per il ruolino negativo fuori casa, il Bari deve sicuramente evitare di sottovalutare l'avversario, ma non lo farà perché le due squadre arrivano con gli stessi punti. La Salernitana, al netto delle assenze certamente molto pesanti, ha un ruolino importante, 9 risultati utili consecutivi, quindi non c'è nessuna sottovalutazione dell'avversario, grandissimo rispetto, Grosso parlerà domani intorno alle 13. La vigilia viene vissuta con grandissima trepidazione da parte della tifoseria ed entusiasmo per il gemellaggio, ma anche perché si avverte l'importanza di questa partita che può essere un crocevia importante per la squadra biancorossa, questo perlomeno è l'auspicio dei tifosi, perché sapete che il Bari non vince fuori casa, pensate, dal 24 febbraio scorso. Quindi è un'eternità, certo sarebbe un peccato dal punto di vista del gemellaggio per i tifosi granata che lo sgambetto arrivasse proprio sabato, ma il Bari deve pensare al risultato pieno, ma soprattutto a fare una grande prestazione, perché il Bari è reduce da una performance molto negativa sul campo del Brescia una settimana fa. Senti, per concludere, mi dai rapidamente quello che potrebbe essere l'11 che vedremo in campo sabato alla Rechi, al netto di quelle che poi sono ovviamente le scelte del tecnico, le scelte presumibilmente dell'ultima ora? Dovrebbe ricalcare probabilmente l'11 che ha battuto una settimana fa l'Ascoli, Marcello, quindi con Alessandro Micai tra i pali, il rientro in difesa di Luca Marrone accanto a Giomber, come ti dicevo, e con Cassani, che in questo momento sembra un giocatore imprescindibile per questa squadra. Sì. Io penso, andando molto oltre quello che è il suo rendimento, probabilmente dà al tecnico qualcosa che rappresenta delle garanzie, probabilmente anche sul piano mentale e dell'atteggiamento.
Davanti a loro dovrebbe agire Petriccione, quindi sulla mediana in cabina di regia, al posto di Mighembascia, che anche oggi, come vi raccontavo prima, ha svolto un lavoro differenziato. E poi un ex della partita, che è Max Busellato, sta facendo benissimo sin dal ritiro di Bedollo, così come anche l'altro ex della partita, molto atteso, Riccardo Improta, che dovrebbe agire con Galano, e uno tra Sissé e Floro Flores. E poi Tejo e Fiamozzi dovrebbero completare soprattutto il reparto di centrocampo. C'è un dubbio, 3-4-3 oppure 3-5-2, perché Grosso potrebbe optare per un uomo in più a centrocampo, sacrificando magari qualcuno in attacco, oppure spostando Riccardo Improta come quinto a sinistra, cosa che ha già fatto in questo campionato. Improta andrebbe a giocare nella posizione che, insomma, ha anche ricoperto l'anno passato a Salerno. Sì. Esatto, Improta che è la grande sorpresa, Marcello, permettimi di dirlo, del Bari, 7 gol come Galano, un rendimento straordinario, addirittura qualcuno lo ha paragonato a Igor Protti, che qui ha lasciato il segno indelebile negli anni passati. Chiaramente. Bene, bene, grazie Paolo, grazie per il contributo, ci ritroveremo ovviamente sabato allo stadio Arecchi. A proposito di Improta, tu hai giocato e tanto con il fratello maggiore, no? di Riccardo Improta. Sì. All'epoca Riccardo era, credo, nei giovanissimi, quando tu o ancora doveva arrivare, ma guarda, l'ultimo della saga. Adesso non lo so di preciso. Sì, io ho giocato con Umberto Improta, infatti. Che ha giocato sia nelle giovanili che anche nella prima squadra. Senti, è giusto definire la partita di sabato, Guido, così come fanno a Bari, credo che altrettanto si possa dire a Salerno, partita chiave, crocevia della stagione, sono appaiate Salernitana e Bari a 19 punti, ad un'incollatura dalla vetta, e potrebbero da questa partita, all'esito di questa partita, comprendere meglio quali sono le ambizioni. Ma guarda, io ti dico, sì, nell'arco di una stagione ci sono delle partite che ti indirizzano verso una strada, verso un'altra. Io faccio l'esempio di Avellino, il derby del Partenio ha probabilmente dato una svolta in positivo alla stagione della Salernitana. Sì. E questa secondo me può essere proprio, pure per tutte le difficoltà che ci sono, può essere per la Salernitana un'altra partita che accresce ancora di più l'autostima, e ti dicevo, può essere una partita vista come un crocevia, non tanto dal punto di vista della classifica, perché sì, la classifica è una classifica è un campionato che nella prima parte offre tante sorprese, poi le reali, come dire, i reali valori usciranno poi alla fine. E per il Bari sicuramente, come dire, questa astinenza da trasferta può essere la partita di sabato, sicuramente anche per loro potrebbe essere un crocevia. Rispetto a questo, secondo me, come diceva il giornalista da Bari, non è un problema di mentalità. Secondo me a volte si innesca anche un meccanismo mentale, cioè nel senso dopo diversi mesi che una squadra non riesce a vincere fuori casa. E sotto questo aspetto la Salernitana potrebbe trarre giovamento. Penso, dovesse soprattutto sbloccare subito la partita, quello sicuramente può essere un fattore importante. Ci riallacciamo un po' a quello che dicevamo prima della caratteristica che ha la Salernitana di reagire subito alle difficoltà. E in questo il Bari fuori casa sta dimostrando di non probabilmente avere l'esatto contrario della Salernitana. Però poi, come hai detto tu, speriamo che la Salernitana riesca a sbloccare subito il risultato. Ma soprattutto speriamo non ce ne vogliano gli amici baresi, che insomma va benissimo il gemellaggio sugli spalti, dovrebbe registrarsi, io credo, in ogni stadio e in ogni partita dei campionati, non soltanto quello che ha detto, ma in campo la speranza è che la Salernitana, pur rispettando il vincolo d'amicizia che lega le due tifoserie, faccia insomma un scherzetto al Bari, anche perché in troppe occasioni nell'ultimo periodo il Bari ha in qualche modo messo alle corde la Salernitana. Giocherà molto probabilmente a specchio Grosso, no? Questo dubbio che ha tra il 3-4-3 e il 3-5-2, credo che alla fine opterà per il 3-5-2 proprio per in qualche modo specchiarsi con il 3-5-2 di
di Bollini. Sì, comunque in ogni caso è una squadra comunque a trazione anteriore. Soprattutto se impieghi Tegno a centrocampo, che è un giocatore di spiccate qualità offensive. Insomma. Esatto, e poi comunque davanti c'ha giocatori, importanti e c'ha grossa scelta, perché oltre ai possibili titolari in panchina Brienza, Sissé, Nenè, giocatori importanti. Per insomma, il Bari certamente non può nascondersi né può considerarsi insomma una sorpresa di questo campionato guardando la classifica, anzi forse è proprio il contrario, una sorpresa quasi in negativo. Se la regia ci ripropone rapidamente, siamo in conclusione, la classifica e se è pronto anche il prossimo turno, giusto per avere un'idea completa, chiara della situazione del campionato cadetto, quello che sta offrendo al momento il campionato cadetto con questo mucchio, questa grande ammucchiata soprattutto nel cuore, nella pancia della classifica, con squadre che possono salire e scendere di posizioni nel giro di poche partite, addirittura di una o due partite, proprio la Salernitana ne è prova. È un campionato, si dice sempre che il campionato di Serie B è un campionato strano, particolare, equilibrato, questo lo è ancora di più. Sì, perché dopo... Cioè, penso tra la prima e il Palermo e l'ultima, la Provercelli del tuo amico Giacomo Grassadori, sono appena 11 punti. Cioè, questo è un fatto anomalo per questo campionato, ma penso per qualsiasi campionato avere tutte queste squadre in così pochi punti non è... non è una cosa abituale infatti. Questo testimonia che comunque è un campionato molto equilibrato e secondo me la squadra che avrà più continuità sarà quella che... Proprio la continuità sarà sicuramente, sono d'accordo con te su questa lettura, l'arma in più delle squadre che vorranno puntare a qualcosa in più di una semplice permanenza. Pescara-Palermo, vediamo subito il quadro completo delle gare in programma. Pescara-Palermo, insomma, partita questa, insomma, dal contenuto tecnico molto alto. Brescia-Venezia, Carpi-Ascoli, Città della Ternana, Entella-Cesena, Foggia-Cremonese, che questa credo che sarà una partita dal punto di vista estetico molto piacevole, perché sono due squadre che giocano un calcio molto offensivo, Frosinone Parma, anche questo è un test importante per entrambe, Novara Provercelli, derby piemontese, poi Salernitana Bari che classifica alla mano, insomma è la partita della giornata, Empoli Spezia e chiude Perugia Avellino, Perugia che saluterà l'esordio casalingo di Roberto Breda, neotecnico della formazione umbra, che ha intanto già esordito anche con un buon punto in trasferta. Grazie a Guido Di Leo. Tu invece sarai di scena? Noi giocheremo in casa con Virtus Avellino. Virtus Avellino, Avellino c'ha una seconda, c'ha una squadra, in eccellenza. Sì. Insomma, speriamo di mantenere la tradizione della vittoria del derby, la tradizione di queste ultime settimane. Grazie Guido Di Deo, grazie a voi per averci seguito. Zona Mista News ritorna domani sempre alla stessa ora, appuntamento alle 20:30. Grazie per la cortese attenzione. A risentirci. In collaborazione con visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.